Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di un'auto, o meglio, di un concetto di auto, perché non, io non posso più definire auto questo tipo di macchine, di autovetture. Ecco, faccio anche confusione a parlarne, vedete, sono un po' emozionato, un po' imbarazzato, perché sinceramente è un argomento, una cosa di cui mi vergogno un po'. Mi ero anche ripromesso di non parlarne perché sono molto, come devo dire, legato all'italianità di un marchio, alla sportività di un marchio. Quindi ora voglio andare un po', ne parlo però un po' a malincuore. Allora, di qualche giorno fa la notizia che Lamborghini ha pensato di presentare questa concept, in realtà. Al momento erano solo delle foto, delle immagini, non delle foto, dei disegni molto realistici della nuova Huracan che chiameranno Huracan Sterrato. Adesso della Huracan c'è poco da dire, la conoscete tutti, no? È una delle vetture delle super sportive prodotte da Lamborghini insieme all'Aventador. È stata l'auto che in un certo senso ha dato serietà al marchio dopo la Gallardo, che bene o male era una via di mezzo, non si capiva ancora bene se Lamborghini fosse una supercar o meno, perché era un'auto non qualitativamente eccelsa, dalla linea controversa, insomma, un'auto particolare. Che cosa succede con questa Huracan adesso, con questa nuova Huracan, che stando ai tecnici di Lamborghini vogliono creare quella che loro definiscono una vettura, la vettura definitiva. Se per vettura definitiva si intende una sportiva rialzata di 4-5 cm, mi sembra si parlasse di 4 cm, per renderla un'auto che va bene in fuoristrada, che va bene appunto sullo sterrato, beh ragazzi, io sono disperato, perché lo fanno per chi? Qual è il motivo reale, concreto, per cui al mondo ci sarebbe bisogno di una Huracan rialzata? C'è la Urus che, bene o male, sembra una parolaccia, sembra una malattia inguinale, insomma, sembra tante cose, sia dal punto di vista stilistico che dal punto di vista del nome, proprio come suona, no? È proprio brutta. Però c'è lei che fa il fuoristrada, che vende, è un Audi ricarrozzata con un bel motore, gli scarichi che fanno tanto rumore, va bene, va male, questo io non lo dico, non l'ho vista, ma non l'ho provata, però sicuramente è un'auto inutile. E adesso ne vogliono fare un'altra auto inutile, però in questo c'è la furbizia del gruppo Audi, no? Perché io il Lamborghini di italiano non vedo ahimè più nulla, mi dispiace. La furbizia del gruppo Audi sta nel fatto, secondo me, di aver capito un po' che la gente è confusa, che gli acquirenti di supercar sono confusi, che comprano i ricchi, comprano un po' di tutto. Per ricchi non intendo l'appassionato italiano, l'appassionato europeo, intendo soprattutto gli arabi, i cinesi, i veri ricchi, i veri milionari, i miliardari. Perché questa è un'auto che a guardarla dà subito l'idea di un'auto creata per il deserto, cioè un'auto creata per questi deficienti che nei mesi scorsi postavano i video su Instagram della loro Huracan e rimanevano imbottigliati, imbalsamati, impantanati, una volta nella sabbia, una volta in una buca, una cosa più alta. Insomma, adesso gli fanno un'auto un po' su misura con la quale possono andare a cazzeggiare dove gli pare senza rimanere bloccati. A me, io sono d'accordo, no? Con chi dice Lamborghini senza Audi sarebbe fallita. Io sono d'accordo. E sono anche d'accordo con chi sostiene che Lamborghini fondamentalmente non sia mai stato un marchio estremamente sportivo. O meglio, erano belle auto particolari, ma nessuna di queste è un'auto effettivamente performante. Negli ultimi anni invece con Audi abbiamo visto delle autovetture capaci anche di fare bei tempi in pista. Non starò qui a parlarne, però la serie di Aventador SV, SVJ, la Huracan Evo, insomma, sono delle macchine particolari che poi pesino quanto un transatlantico e sostanzialmente non abbiano le performance che uno potrebbe aspettarsi da auto
di tale cavalleria, questo è un altro discorso che tratterò in un'altra occasione. Però adesso io capisco che il marchio è stato più o meno rilanciato, ma ora sta ritornando a fare i prodotti che faceva un tempo, i prodotti in cui è sempre stata un'eccellenza e un'eccellenza italiana, ovvero i trattori, perché la Urus non è più nemmeno che un SUV trattore. Stesso discorso adesso per questa Huracan sterrato che non si sa bene a che cosa servirà, e di conseguenza io penso che se la strada intrapresa dal gruppo, dal marchio è questa, ci ritroveremo come appassionati veramente a fronteggiare numerose difficoltà, perché i marchi perderanno identità e questo già sta succedendo, è già successo con Lamborghini, è successo con Alfa Romeo, succederà anche con Ferrari. Tutti si omologano a costruire dei SUV e gli appassionati purtroppo non li comprano, non li apprezzano, ma rimangono zitti perché l'azienda vende, vende tanto e vende comunque a chi ha bisogno di un'auto inutile per apparire. Con questo io vi saluto, vi invito a mettere like o a iscrivervi se il video vi è piaciuto e ci vediamo in un'altra puntata. Ciao a tutti!